Buongiorno amici, siamo Andrea e Lara e siamo tornati con un nuovo video. E oggi siamo in compagnia di Massimo, meglio conosciuto come Extreme Vlog. Ciao ragazzi, oggi siamo qui alla ricerca della felicità e chi meglio di loro poteva darmi questo magnifico consiglio, no? Guardate dove ci troviamo oggi. Nella prima parte di salita si percorre la strada sterrata che attraversa le piste. Dopo circa 300 metri di dislivello e 3 km e mezzo siamo arrivati a Malga Pioda, adesso proseguiamo verso il rifugio Quellai e la nostra cima. Salendo al rifugio Quellai e da lì poi andremo verso la cima Quellai. Siamo saliti molte volte ma è sempre molto remunerativa e questo sarà l'ennesimo video in Val di Zoldo, però noi siamo particolarmente legati a questa zona anche perché per noi qua ci sono veramente le montagne più belle, tra Pelmo e Civetta c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Siamo arrivati alla teleferica del rifugio e abbiamo attaccato il nostro marchio e ora vi faccio vedere il rifugio. Il rifugio è chiuso ma il bivacco è aperto e già l'entrata è invitante con le bottiglie di vino, anche se sono vuote, lettini. Bene, siamo qui al rifugio Quellai a 2135 metri e che dire, alle pendici del Monte Civetta, uno dei monti più belli che possiamo trovare qui in Val d'Aldana, oltre al Pelmo, per mio parere, non arrabbiatevi, veramente ho un piccolo debole per il Pelmo, ognuno c'è debole per il suo monte che ha nel cuore. E niente, diciamo che questo rifugio è uno dei punti dove si può partire per raggiungere anche la cima della Civetta facendo le varie ferrate che ci sono, ma da qui si può poi raggiungere anche il rifugio Tissi, che è anche quello un bel rifugio che dà una bella visuale sul lago di Alleghe, che è proprio sotto, diciamo, al rifugio. Mangiato abbiamo mangiato e adesso andiamo verso la nostra cima, si vede anche la croce da qui. Bene dai, manca poco, la salita è un po' più ripida e dai, ci siamo quasi. Divertente. Massimo è stra simpatico, quindi ce la stiamo proprio godendo oggi. La compagnia è buona, dai. Sì. Bene, allora, meglio così, va là, perché sennò era un problema. In cima! Yeah! Bacino di vetta? A te non do bacino! No, ecco, esatto! Pugnetto se vuoi! Pugnetto, resto umile e senza! Bene, che dire, uno spettacolo, anche se un po' nuvolo, però veramente top, al top sul top! Dai, per fortuna abbiamo trovato un weekend che ci ha dato un po' di sole, perché gli ultimi sono stati veramente male col meteo. Sì, e anche con i video stiamo andando un po' a rilento, ma ci rifaremo presto, dai, non temete!
Ora scendiamo per un'altra strada, un po' più ripida e molto carina. Vediamo di non scivolare qua. Sentite che pace che c'è qua, che figata, a parte che bellezza, anche se si è coperto il cielo che è diventato un po' nuvolo, però si respira quest'aria rilassante, dai, un po' di felicità l'abbiamo raggiunta come diceva prima il nostro amico Massimo. Amici, siamo arrivati al lago, direi che possiamo concludere qui il video. La cima di oggi non è particolarmente difficile, sono all'incirca 900 metri di dislivello e tra andata e ritorno sui 14 km, è consigliata più o meno a tutti, a parte l'ultimo pezzo che deve stare un attimo attenti, insomma, niente di che. Ringraziamo Massimo per la compagnia, è stato simpatico e è stato bello conoscerci. Quindi io ringrazio voi ragazzi per avermi fatto conoscere la felicità, visto che adesso l'abbiamo trovata, sì. Guardate il spettacolo che abbiamo qua attorno a noi, è veramente fantastico. Sì. Sarà un'altra felicità secondo me. La birra. Sì, dalla birra al bar. La seconda felicità è proprio il succo della giornata. Bene, ci vediamo settimana prossima con un altro video, speriamo di riuscire a pubblicarlo e niente, ciao ciao! Ciao ciao! Allora, cin cin! Cin.